e Maurizio Bosnia che ha curato l'arrangiamento del Tempo di Roma. Questo album racchiude un po' di emozioni, un po' di sensazioni, un po' di viaggio, così quello che abbiamo nella vita, quello che c'è davanti ai nostri occhi, probabilmente soltanto una prospettazione di quello che abbiamo dentro. E ho scritto un po' di tempo fa questa canzone che poi dà titolo all'album, che è tutto dentro noi. Fantastici, lo dai sempre così. L.A. Service, giusto? Francesco.
Francesco, grandissimo, Gigino, grandissimo, e tutti gli altri. Francesco, vorrei ringraziare il fonico di sala, Max Carola, Luigi alle luci e tutti coloro i quali hanno collaborato a far sì che questo castello bellissimo diventasse forse stasera ancora un po' più bello. Vorrei ringraziare chi ha raccontato la stessa storia, ma con un'altra cosa figurativa, il maestro Luigi Marino, che ogni volta deve fare un quadro, nel frattempo che noi facciamo le canzoni, qui ci sta il tempo, qui c'è il viaggio, qui c'è l'altro me, insomma ci sono un po' di storie che racconta a modo di cantastorie moderne. Però lasciatemi ringraziare chi può rendere l'anima a questo viaggio, a questo percorso emozionale, che sono gli attori, in particolare Peppe De Cicco e il bambino che, dimenticate il nome, mi scuseranno. Poi Salvio Barretta e Saravotta che hanno fatto il pezzo sulla vita bella brutta. Vorrei ringraziare le mie due splendide, bellissime e bravissime coriste, tra l'altro vincitrici di concorsi importanti a livello nazionale, oggi erano coriste, ma loro sono delle interpreti, delle cantanti favolose, Laura Monfregola, un applauso, prego, e Stella Petroni, che ricordo tanto. Allora iniziamo i ringraziamenti della mia banda, che mi segue, della banda di matti, veramente. Alla destra il modello con la cappotta sopra, il grande maestro Gennaro Severino. Dimentico sempre il suo nome, ogni volta che devo fare ringraziamenti mi guarda minaccioso, siccome poi è anche abbastanza alto. Devo cercare assolutamente di non dimenticarlo. Al basso questa sera ci ha fatto compagnia un grandissimo maestro, Gianni Crescenzi. Alla batteria ci ha accompagnato ancora con la sua percussione che dentro la schiena entra veramente nel microfono, fa un male su questo palco veramente terrificante. Il burlone del gruppo, il Leone Notti di Napoli, Gianni Marra! Abbiamo due fuoriclassi che ci accompagnano nella nostra musica. Il primo è una stella del sax, e inviterei a venire qua il maestro Francesco Civino, che veramente ci ha deliziato con questo. Ringraziamento più particolare, più bello per me, è ad un musicista che spero crescerà e intraprenderà quest'arte meravigliosa che è la musica. Al pianoforte ci ha accompagnato un po' Luca Romano. Ed allora, siamo per finire. Ringrazio ovviamente tutta la cittadinanza, dopo chiamerò chi ha reso possibile di vivere questo sogno, veramente grazie. Prima di lasciarvi ringrazio tutti coloro i quali sono intervenuti questa sera a farci compagnia, e sotto questa sera, sotto questa bellissima serata, così come sotto tutta la mia vita, firmo io.